Il futuro anteriore è un tempo relativo, esprime cioè un'azione futura che dovrà avvenire prima di un'altra, anch'essa nel futuro. In genere, dunque, il futuro anteriore, in latino, non ricorre da solo, ma si trova prevalentemente in relazione, cioè legato, al tempo futuro semplice. Vediamo un esempio. Cesare confida a Labieno i suoi piani per il futuro. Sconfitti i Treveri, una tribù della Gallia Belgica che si era ribellata ai Romani nel 53 a.C., egli ha in mente di mandare avanti alcune legioni nel territorio dei Germani, oltre il Reno. Cum Treveri profligati erunt, quando i Treveri saranno stati sconfitti, legiones trans renum in Germanorum fines premittam. Premittam manderò, invierò futuro semplice le legioni, legiones, trans renum, oltre il Reno, in Germanorum fines, nel territorio dei Germani. Cesare dice: Cum Treveri profligati erunt, quando i Treveri saranno stati sconfitti. Ma in italiano possiamo tradurre il futuro anteriore con un futuro semplice, cioè dire quando i Treveri saranno sconfitti. L'italiano, infatti, a differenza di quanto accade in latino, non rispetta sempre il rapporto temporale di anteriorità e può tradurre il futuro anteriore con un futuro semplice.